In questa base tutto è connesso. Come le ricerche sul clima. Gli strumenti di Cantin, per esempio, servono ad analizzare l'aria in tutti i suoi aspetti. E lo scopo finale è capire l'evoluzione delle nuvole. Perché tutto è connesso e quindi servono molti dati per capire come evolvono. E i dati vengono acquisiti per tutto l'anno. Per questo si chiamano osservatori permanenti. E siccome tutto è connesso, sono fatti da tanti strumenti, come quelli installati nel container di Cantin o quelli che sono all'interno della nostra base, come gli strumenti di Christian, che misurano l'aria e ci danno informazioni sulla sua composizione attraverso la diffusione ottica. E questi dati vengono raccolti in molte altre parti del mondo. È fortunatissimo, vai in Amazzonia! E poi ci sono quelli sui palloni, che vengono lanciati ogni 2 giorni da qua. E siccome tutto è connesso, si misura anche il nostro impatto sull'ambiente. Ah, sta sullo skidoo? Oui, oui, sullo skidoo, sta. Inquinamento da skidoo. Tutto è connesso. Già, tutto è connesso. L'aria che respiriamo dipende dalle particelle che ci mettiamo dentro. È esattamente come per il nostro corpo. Dipende da quello che ci mettiamo dentro. Da quello che mangiamo. Già, il cibo. Ma cosa si mangia in una base belga? Allora, in una base belga si mangia solo carne. No, 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 you need to know what you are saying, eh? Volevo fliesi. Yeah. It's testy. The best porks. I belgi e l'uso della fettatrice. This is the bread version, eh? Bread, small machine. This is the meat cutter, huge machine. Complete animals go in. And they come out like that. In effetti c'è anche la pasta, ma solo per contorno, come l'insalata. Ma gli hamburger sono fatti a mano. Ah, quasi mi stavo dimenticando. Io sono vegetariana.